La nuova giunta di Gioia Tauro si tinge di rosso a trazione PD e CGL, visto che la scelta è ricaduta tra esponenti della CGL e il Partito Democratico. Tre assessori su cinque provengono dal mondo del sindacato e dai Democrats. Ieri nell'aula consiliare della città il neosindaco Aldo Alessio ha designato i suoi assessori affidandogli loro le deleghe. Si tratta di Valerio Romano, sindacalista, segretario generale della Filcams CGL di Gioia Tauro, unico assessore esterno che avrà anche la carica di vice sindaco. Poi due assessori targati PD, Giuseppe Romeo e Carmen Moliterno. Dalla società civile arriva l'attivista dell'Osservatorio Ambientale Iride, Francesca Guerrisi, e il giovane eletto con la lista La Città Futura, Rocco Italiano. Il sindaco Alessio ha ottenuto per sé le deleghe più delicate in questo momento per Gioia Tauro: bilancio, tributi e ambiente. La città è in dichiarato dissesto finanziario con un colossale debito che supera i 40 milioni di euro e i rifiuti con una differenziata che in questi anni non è mai partita. Sconta nessuno, perché questo popolo ha sofferto moltissimo in questi anni e non possiamo più pensare che ci siano amministrazioni docili al servizio dei poteri forti, al servizio di quegli imprenditori, sciacalli che vogliono fare il profitto sulla pelle e sulla salute dei nostri concittadini. È cambiata un'era, c'è stata una svolta. Questa città saprà difendere gli interessi del proprio territorio e saprà difendere sino in fondo i concittadini e la salute dei nostri cittadini. Per Gioia Tauro dobbiamo ripartire comunque da un modello di istruzione che parte dal basso, un'istruzione che non riguarda soltanto i libri, ma che riguarda anche e soprattutto a livello sociale. Una coesione sociale ci deve essere. Cureremo tutto ciò con i cittadini gioiesi, ma lo cureremo, come mi è stato delegato dall'assessorato, con la regione, con le istituzioni nazionali e con quelle europee. Cosa faremo? In realtà abbiamo già cominciato a lavorare dal primo giorno che ci siamo insediati. Ci sono degli appuntamenti importanti che stiamo cercando di espletare. Ci sono dei progetti con agende urbane, dei progetti con il patto con il sud che hanno dei termini perentori e stiamo cercando di portarli a compimento per non lasciare in stallo il comune. Lavoreremo da subito, questo è il nostro impegno.